Sentiero numero 2, sentiero morfologico, siamo nel centro di Entracque praticamente. E questo è il sentiero, qui è la località Entracque. Quindi questo sentiero praticamente cammina sulla cresta del Monte Vivere. Tecnicamente una roccia amontonata, una roccia che si è formata in seguito all'erosione dei ghiacciai. I ghiacciai sovrastavano completamente questa vetta che era completamente sommersa, era completamente sommersa dai ghiacciai, quindi era completamente sommersa. Infatti qua sopra in cresta abbiamo dei trovanti, proprio in cima alla montagna abbiamo dei trovanti di dimensioni anche di qualche metro cubo. Il sentiero si può attaccare qui partendo da dopo il ponte, da dopo il ponte c'è un sentiero che sale. Un sentiero tracciato, si può andare a cercare di camminare in cresta già da subito, quindi in qualche modo raggiungere la cresta, e nella cresta più o meno c'è un sentiero tracciato. Si gode camminando in cresta di una bellissima visuale, si può salire, si può varie varianti, si può salire di qua da questo sentiero segnato, arrivare in cima al Monte Viver dove ci sono. Dove c'è l'arrivo della seggiovia e scendere di qua, scendere dal bosco, scendere da questa parte, quindi ci sono tante varianti. È un sentiero panoramico, un sentiero panoramico. Quindi ritorniamo qui alla foto, all'ortofoto della regione Piemonte, dove si vede qui appunto l'arrivo delle piste da discesa, l'arrivo della seggiovia e le varie possibilità. Quindi questa parte, quindi il sentiero passa proprio qua in cresta. Dire, il sentiero non presenta particolari difficoltà non presenta particolari difficoltà ed è fattibile, insomma, con qualche accortezza tecnica è fattibile da tutti. Siamo vicino al centro abitato, è un sentiero spettacolare, morfologico, vicino al paese.